Carpio nel food porn, benvenuti a questo nuovo video. Sono con Purple Man, anche detto Matteo Di Cola. Guardate qua, sono Viola, che bello. Siamo appena atterrati a Brindisi, siamo andati a Lecce per fare il Lecce food tour. E Matteo, vabbè, preparatevi, tutta la Puglia, quindi andate sul suo canale. Madonna, piano piano uscirà tutta la Puglia. Ragazzi, è Purple Man, siamo già in macchina con lui. Italy Food Porn Puglia, ragazzi. Andrea è il nuovo gestore di Italy Food Porn Puglia e poi gestirà da solo questa fantastica regione. Siamo carichi, ragazzi, siamo carichi. Prima tappa, gelateria, pasticceria Natale. Il buon Andrea ci ha detto che reperto storico. Io ho scelto invece pistacchio salato e Maria Tengen, che praticamente è una crema al limone con tocchetti di pan di Spagna. Assaggiamo. Pistacchio salato, veramente buono. Matteo si sta congelando il cervello. Bello pesante come gelato, bello grasso. Assaggiamo la Maria. Mamma mia, profumatissima al limone. Abbiamo mangiato il gelato in questa bellissima piazza Sant'Oronzo. Si è comportato bene, non ha fatto lo stronzo. No, pasticciotto alla crema, sempre pasticcere di Natale e fruttone. Volevo fare una menzione al cono di quel gelato, perché quando l'ho mangiato era veramente incredibile, raga. Fragrantissimo, croccantissimo e leggermente un po' più cotto, che ti dà quel poco di amaro che può sembrare un difetto, ma ti stacca dal dolce, mi è piaciuto un sacco. Oh, è croccante, è croccante. Dentro ci sta la mela, eh. Wow. Oh, senti com'è morbido. La crema. Quella è la crema. Quella è la crema spaccata. Oh! Primo pasticciotto del futuro. Ma la crema è calda. Sì. Mamma mia, vai, ne voglio un altro. Andiamo. Panificio Boulangerie. Pasticceria, rosticceria, vissuto dal 1990. Allora adesso andiamo a vedere la nostra pizzetta sfoglia con Matteo Selvatico che passa. Abbiamo preso il classico rustico con beciamella, pomodoro e mozzarella, poi la bella focaccia pugliese con i schiattati, bella ruscatella o abbrustolita come si dice qua, e poi abbiamo preso il fagottino con pomodoro, mozzarella e prosciutto cotto. Matteo, spacca sto fagottino, vedi? Wow, giustamente lo spacca e lo assaggia, com'è? Buono, soltanto poi dentro dall'umido che è quasi sciolto, ma estremamente saporito. Io assaggio la focaccia e sono curioso. Mamma mia, bella arruscata. Mina di pomodoro, mi dice Matteo. Buona. Martello spaccatore universale. Oh, madonna! Guarda la beciamella! Oh. Raga, la prima volta assaggio il rustico tipico di Lecce. Mamma mia, cremosissimo, veramente buono, raga. No, ma io non ti vedo agile. Oddio, ma tu sei Karate Kid dei Padawan. Guarda qua. Chiudiamo qua con un pasticciotto. Tutto buonissimo, vediamo il pasticciotto. Questa pasta frolla del pasticciotto è fragrantissima, raga. E la crema è troppo buona. Mi sto ricreando. Andiamo alla prossima tappa. Siamo all'angolino di via Matteotti, pucceria tipica. Attenzione, super prodotto pugliese, ci andiamo a rompere di pucce. Stiamo pappando queste piscialette, che sono delle pizzette leccesi con impasto al pomodoro, piccantino, olive e cipolla. Buone, calde calde. Ed eccoci qua, raga, sono arrivate le pucce. Mamma mia, ne abbiamo prese tre. Queste con i pezzetti di cavallo al sugo, super sugosi, che disumana, mamma mia. E invece questa qui è con cimi di rapa, salsiccia, formaggio e funghi saltati in padella. E questo, Andrea, che cos'è? Guardate, ragazzi, con le polpettazze. Noi ci schiattiamo le luci. Ma che buone queste cime di rapa. Che spettacolo. Molto leggero come impasto. Raga, la cosa bella, ci ha detto il proprietario, lui fa le pucce originali, classiche, con la cucina pugliese. Non si vende, diciamo, al food porn. Mi piace questa linea che segue, con tutte pucce con ricette classiche pugliesi, tipo questa col cavallo, con i pezzetti di cavallo. Cioè, non è uno che mette l'hamburger nella cuccia, capito? Mentre ci avviamo verso la prossima tappa, vi dico che io sto iniziando ad accusare un po' dopo questa gang bang di pucce. Raga, voi come state? No, io sono pronto per il prossimo locale. Non ti vedo bene, no. No, sto bene. Hai gli occhi quasi chiusi. Oh, è morto! Raga, che fai? L'aperitivino a Lecce, non te lo fai? No, siamo non te al lo bar. Abbiamo fatto sei pasti già, no. E vabbè, l'aperitivo. L'unico che beve del gruppo è Andrea, ragazzi, quindi ti alcolizzerai tu a questo aperitivo, noi mangeremo. Primitivo per il buon Andrea. Iniziamo un aperitivo agile, sempre con qualcosa di fritto. Queste sono pitture, che sarebbero zeppoline di farina integrale. Le pitture. Guardate che. Accortando un video in diretta da Gefotta, mandi caro. Pittura, ragazzi, assaggiamola.
è proprio una zeppolina classica, proprio quelle là di antipasto per aperitivo e tocco. Attenzione alla spaccata della frittatina alla carbonara, guarda Anthony. Oui. Croccantissima. Guardate, il capo si diverte, le nuove leve lavorano. Lavora! Con la mano unta. Raga, ma che sto a Napoli, dopo la frittatina, crocchetta di patate. Bella panatura, bello filante e sugoso dentro e si vola. Raga, assaggio il crocchettone. Mamma mia, sono dei maestri delle panature questo locale. Tutte croccanti, asciutte e buonissime. Poi sugoso dentro. Raga, questa è la loro parmigiana, è un involtino praticamente. Guardate qua che sugo. Ok ragazzi, assaggiamoci la parmigiana. Wow. Ragazzi, sono arrivate le sagne torte, non la lasagne come avevo capito io. Comunque, le sagne torte con salsiccia, crema di rape e fonduta di pecorino. Di pecorino. Assaggio le lasagne. La fonduta di pecorino spinge malamente. La pasta è bella doppia e callosa. Buonissima. Chiudiamo con questi involtini di capocollo ripieni di cicorietta su crema di ceci e fave con ceci croccanti e pomodorini secchi. Guardate che spettacolo. E chiudiamo ragazzi con questo super involtino. Guardate la morte di Mattelli, ragazzi, il mio futuro finisce qui. E invece andiamo alla prossima tappa. Ultima tappa della giornata, ragazzi. Pizza in coda dal 1998. Andrea ci ha detto che fa i mega tranci giganti. Andiamo a vedere. Qua fanno le pizze grandi e le dividono in più gusti. Noi ne faremo una maxi in quattro gusti veramente disumani. Così qua, il proprietario è simpaticissimo. Ci ha accolto calorosamente. Raga, guardate che figata. È una cottura automatica sul nastro. Cioè, io da tecnologia alimentare godo sul vedere questa cosa. No, veramente, lui mette la pizza, quella esce già cotta perché un nastro che si muove lentamente a una temperatura che ha impostato per il tempo che ha impostato ed esce la pizza cotta perfettamente. Che spettacolo! Una bella burratina pugliese per questo gusto, poi lo schizzetto di provola affumicata. Eccola qua ragazzi, allora quattro gusti, una pizza gigante. Questo è capocollo, tracciata, pomodoro. Questa è con le cime di rava, salsiccia e nduja. Sì, nduja. Questa è con cipolla rossa, scamorza affumicata e pomodoro. E questa è bufala affumicata, mortadella, pesto di rucola, tarallo e basilico. Minchia raga, voi quale preferite? Ditecelo nei commenti. Da bere vicino alla pizza abbiamo preso la gassosa 1904, una gassosa storica che quando nacque la Coca-Cola qui a Lecce era cara, quindi si inventarono questa gassosa fatta in casa e diventò talmente famosa e buona, praticamente la iniziarono a vendere e vennero addirittura acquisiti. È fatta come si faceva un tempo, con i limoni cotti da loro, tutto imbottito da loro. Le bottiglie sono di Parigi, se ne trovano pochissime e qui l'abbiamo trovata e adesso l'assaggiamo. È tosta, eh? Boom! Buon anno! Mamma mia, è una microbolla, ma è frizzantissima, io mi fa paura. Assaggiamo questa pizza che già ci ha regalato tante emozioni. Pure leggermente croccante la base. Cosa vuol dire? Senza fronzoli. Una crema sta pizza buona. Mangio un altro trancio perché vi devo dire che è molto leggera. Soprattutto raga, lievito madre, non c'è lievito di birra. 72 ore di lievitazione. Mi piace, è leggerissima. Bella, bella questa tappa finale, mi piace, è doppio, sono veramente buoni. Ragazzi salutiamo, finisce la giornata di oggi, si riparte domani mattina e con un piccolo pensiero per levarci le sfighe, un bel corno che non fa mai male. Later. Matte, dolce notte. Domani ci svegliamo con un pasticciotto, pensa solo questo. Ciao. The next day. Ragazzi eccoci qua, al secondo giorno stiamo andando nella città del pasticciotto, dato che ieri ci è piaciuto, verso Galatina, no Andrea? Esatto, siamo già a Galatina, siamo già arrivati alla città. Allora, senti il profumo già. Andiamoci a schiattare questa colazione leccese. Ragazzi, il buon Andrea ci ha portato alla pasticceria a Scalone, dove hanno inventato il pasticciotto, esatto, nel 1745, almeno questo abbiamo capito. Praticamente lo definirono un pasticcio perché quando mi sarà la pasta frolla c'era praticamente uscito un dolce brutto a quanto pare e quindi hanno potuto chiamare pasticcione, pasticciotto, diciamo un gioco di parole, però è buono, l'importante è che sia buono. Questo è l'importante. Rispetto ai pasticciotti ieri vedete più arruscatello sopra, un po' più bruciacchiato, e questo a me piace perché la pasta frolla tiene quel leggero amaro che poi contrasta il dolce di tutto il resto. Mi piace. Bene Andrea alla spaccata del pasticciotto.
quanto è fragrante. È scoppiato. Di distrutto. Mamma mia, raga, cremosissimo. Noi la pasta frolla più fragrante che abbiamo provato fino adesso. Assurdo. Croccantino e cremoso dentro, leggermente caldo. La crema come vi sembra qua? Marziale. Ragazzi, purtroppo il mio food tour finisce qui. Ma che purtroppo, per fortuna, 18 passi in un giorno e mezzo, devo fare altri 10 giorni di odio, te, lui, la Puglia, odio tutti quanti. Comunque, raga, chiudo a Galatina con questo fantastico pasticciotto gigante. Sono veramente felice. Vi ricordo, vi lascio il link in descrizione di Andrea, Italy Food Porn Puglia, andatelo a seguire perché vi farà vedere tutto il food porn pugliese, classico, innovativo, macello. E poi il canale di Matteo, dove potete andare a vedere il food tour che continua qui in Puglia, perché faranno tutte le città della Puglia, Bari, da Limovanna a Gallipoli, baiati a loro. Quindi iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!